Buonasera ed eccoci arrivati alla penultima sera di Sette libri per sette sere e sette sere di arte. Stasera ad esporre abbiamo l'eccellenza del territorio, il nostro caro Giuliano Zucco. Io non dico il titolo perché il nome condensa tutta la storia. Giuliano Zucco. Le sue opere parlano per lui e ci fanno intravedere un universo, un mondo. Giuliano, vuoi iniziare tu a spiegarci le tue opere? Sì, Blanco è blanco. Il bianco, nel bianco ci sono tutti i colori del pianeta. E io ho voluto con questa immagine sì fare una sintesi dell'anima della Terra, perché per me anche le pietre hanno un'anima, se uno riesce a dialogare con l'anima della pietra. Mare Nostrum, questo è il nostro mare. Io sono affascinato dall'orizzonte. Io dico a volte che sono nato con l'orizzonte negli occhi, ed è vero. Mi fa guardare oltre, mi dà lo stimolo per vedere sempre cose nuove. È il cammino di Ulisse, la conoscenza, il non fermarsi mai. E in questo Mare Nostrum c'è tutto. Remember, perché remember? Perché c'è un momento della nostra vita in cui arriviamo quasi alla fine di un vissuto per incamminarci in un altro vissuto. E le cose belle, tutto ciò che è rimasto dentro di noi, i nostri ricordi, da quando eravamo bambini fino a quando ora siamo un po' più adulti, ci ricordano i vari passaggi della nostra vita. Come quest'anziano sotto ricorda quei volti magnifici che ha sempre amato e che non dimenticherà mai. Qui ancora le mie pietre, le mie compagne di sempre, le mie solitarie pietre. E di sopra ancora il blu, un colore fascinoso, bello. Se non ci fosse il blu, non ci sarebbero tante altre cose. Io amo il blu. Amo le pietre e amo il mare come linea da inseguire continuamente nei colori, nei profumi, in tutto ciò che il mare emana nella sua metafora. Il mare è vita, se non ci fossero state le acque, noi non saremmo state qua. E poi eccola qua, Vabbè, la mamma, la madre di tutti. la grande Eva, l'idea archetipa, Gea. Gaia, la terra, la madre terra. Concettualmente è il fascino universale che ci portiamo dentro dalla nascita fino alla fine, che poi non sarà mai la fine. Ci congiungeremo a lei più avanti, andremo ancora nel suo seno materno. E poi ancora qui, C'è un blu il blu, più il blu. intenso. Il blu ancora quasi un gemello o una gemella della sacra sindone che abbiamo dentro di noi, il blu. Nel blu ci siamo, nel blu è la metafora dell'universo. Il blu lo percepiamo come un colore magnifico, bello, coinvolgente. E poi lì in fondo, soleato, Se soleato, vieni e qui facciamo. torniamo ancora alla grande stella, il sole. Il sole. Io uso spesso questo lettering per rafforzare ancora di più il concetto, il messaggio che il quadro vuole dare. Soleado, soleado, nella lingua, una lingua universale, che sia spagnola, che sia portoghese, non ha importanza. In soleado c'è tutto, ci siamo noi. Nell'insieme, tutte queste opere cosa rappresentano per te? Questo, diciamo, è una parte dei tuoi lavori, quindi non è. Queste sì, li ho fatti nell'ultima parte della mia vita operativa, diciamo. Che cosa possono rappresentare? Un messaggio di libertà, un messaggio di pace, un messaggio di fratellanza. Perché facendo queste opere ho cercato di migliorare me stesso con la grande consapevolezza di cui parlava l'altra sera il mio caro collega.
e migliorando me stesso posso migliorare anche gli altri. Oh, a stasera fino alle 21.30 diciamo si fa solo arte, dalle 21.30 facciamo 7 libri per 7 sera. Prima di parlare di questa sera, diciamo una cosa importante. Questi momenti sono regalati dall'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca. Sottolineo amici del libro e soprattutto amici della biblioteca. Dirò questa sera perché sottolineare biblioteca. Cosa tratteremo questa sera? Questa sera tratteremo la forza degli algoritmi, la potenza degli algoritmi e il potere negativo che l'algoritmo esercita su di noi. E lo faremo con Domenico Taglia, docente ordinario dell'Università della Calabria, consulente per il Ministero degli Interni per quanto riguarda la sicurezza informatica del nostro Paese. Io ringrazio tutti quanti voi che ci seguite e vi do appuntamento a questa sera. Con Giuliano e noi, tutti noi. Buonasera.